Ciao ragazzi, un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, dallo staff di tuttofantacalcio.it. Nuovo video riguardante un nuovo arrivo nel nostro campionato. La Fiorentina ha infatti comprato dallo Spartak Mosca il nuovo attaccante Alexander Kokorin, attaccante di movimento, un giocatore classe 91, quindi 29 anni. In questa prima parte di stagione non è andato benissimo con lo Spartak Mosca, dove ha collezionato appena 8 presenze per via di diversi infortuni, con un gol e 2 assist. È vero che Mancini ne ha parlato bene, l'ha avuto ai tempi dello Zenit, dicendo che comunque è un attaccante che potenzialmente può fare tanti gol. Quando era allo Zenit aveva una media di un gol ogni 3-4 partite, e anche nel giro della nazionale russa, dove ha collezionato 48 presenze e 12 reti, ed è stato anche in galera un anno e 6 mesi perché ha aggredito un funzionario del governo russo. Quindi sicuramente un giocatore un po' caldo, mettiamolo da questo punto di vista. Quali sono le caratteristiche di Kokorin? È un giocatore che può fare sia la prima punta che la seconda punta, quindi può fare ambedue i ruoli. È un giocatore che è molto bravo nello stacco aereo e anche nel dribbling. Qual è il consiglio di tutto Fantacalcio? La Fiorentina ha già con lui 4 giocatori, 4 attaccanti in rosa. Infatti ha Vlahovic, Kwame, Ribéry e appunto Kokorin. Vlahovic è sicuramente il punto fermo attualmente della squadra viola. Quindi l'attaccante russo si dovrà giocare il posto con Ribéry e Kwame. In alternativa può anche essere il sostituto di Vlahovic, ma calcolando che viene da un campionato completamente diverso dal nostro, quindi ci vorrà anche un periodo fisiologico di ambientamento, il nostro consiglio è quello di prenderlo come quinto o sesto slot del vostro attacco. Potete anche prenderlo se avete in rosa Ribéry, quindi non strapagatelo, è comunque una scommessa, un giocatore interessante che può far bene la Fiorentina, ma parliamo pur sempre di un giocatore straniero che arriva a metà campionato, in un campionato completamente diverso da quello in cui è abituato a giocare. Ecco quindi ragazzi un breve video del nuovo acquisto della Fiorentina Kokorin. Vi invito chiaramente a vedere i nostri prossimi video, sia sui consigli di giornata sia sui nuovi arrivi del nostro campionato in questo mercato di gennaio. Un grosso saluto da parte mia, Luca Di Leonardo, e dallo staff di tuttofantacalcio.it è tutto.